questa conferenza stampa nasce dalla volontà del Comitato e dell'amministrazione di promuovere il corteo di sabato. Di promuovere il corteo di sabato mattina che attraverserà le strade cittadine. Comunicheremo anche il percorso che abbiamo stabilito insieme alle forze di polizia che curano l'ordine pubblico e con l'amministrazione comunale. Questo corteo è stato fortemente voluto dal Comitato per riaffermare la nostra ferma posizione contro la discarica e l'amministrazione è stata fin da subito d'accordo e pienamente partecipe di questa iniziativa. Cosa vogliamo dire in questo corteo? Vogliamo dire innanzitutto che la città è presente, lo vogliamo dire a chi non vive la città ma pretende di decidere sulla pelle dei cittadini, individuando ancora una volta un sito di discarica in questo territorio. Sito di discarica che si andrebbe malauguratamente, qualora malauguratamente fosse realizzato, si andrebbe a sommare a decine di siti già presenti sul territorio che a vario titolo costituiscono una minaccia per la salute pubblica. Abbiamo siti vecchi e recenti che appunto in maniera diversa e in maniera graduale colpiscono anche tutto il fattore, tutta la tematica ambientale della città. Questo corteo ha ricevuto finora numerosissime adesioni e di questo siamo contenti perché crediamo appunto che la tematica, la questione della discarica sia una questione che esula un po' dalle parti politiche, dalle parti sociali, ma riguarda un po' tutta la città, tutti i cittadini. Quindi siamo contenti di queste adesioni trasversali che vengono anche dal mondo della politica, alla quale però abbiamo chiesto di lasciare per un giorno a casa le bandiere. Chiaramente questo è un invito che noi facciamo, poi le forze politiche si comporteranno come meglio credono. Ringraziare il Comitato No alla Discarica per questa iniziativa e per tutto quello che ha messo in campo per fronteggiare questa emergenza, insomma, che la città di Battipaglia è chiamata a fronteggiare. Io ritengo che questa è un'occasione ulteriore per l'amministrazione comunale di richiamare all'unità la città di Battipaglia, sottolineando un aspetto che già ha sottolineato Valerio, che io voglio rinnovare, cioè quello di mettere da parte su questo tema quello che è l'appartenenza politica. È una situazione non facile da fronteggiare, dobbiamo essere responsabili dal punto di vista istituzionale ma anche come cittadini. Noi diciamo come città di Battipaglia no alla nuova discarica sul nostro territorio perché sappiamo che Battipaglia ha dato già tanto, non può consolidare la città di Battipaglia come la città, come la pattumiera del sud della regione Campania. Però se siamo fermi su questa posizione, nello stesso tempo dobbiamo essere responsabili dal punto di vista istituzionale e attivarci per elaborare una progettualità e una ipotesi alternativa alla proposta del commissario Verdè. Da parte del commissario e da parte anche dell'assessore all'ambiente provinciale c'è stata una grande apertura, ha detto io aspetto dal territorio una proposta, nel momento in cui noi abbiamo detto che non siamo disponibili più ad accettare dall'alto decisioni senza un confronto e senza una condivisione sulle cose da fare, ebbene noi ci siamo attivati e abbiamo messo in campo, abbiamo illustrato la nostra proposta che sottoporremo tra l'altro a giorni, entro la fine settimana, lo stesso commissario Verdè. Questo progetto che prevede un processo nuovo meccanico e biologico di trattamento dei rifiuti che dovrebbe abbattere una percentuale che va dal 10 al 20% dei rifiuti che vengono conferiti all'impianto, che dovrà essere chiaramente riconvertito, quindi mi riferisco allo STIR.
è una proposta che sottoporremo al commissario Verde e nello stesso tempo sottoporremo allo stesso commissario anche un'ipotesi insieme agli altri sindaci d'Andeli per fronteggiare l'emergenza nella fase di realizzazione di questo impianto qualora il commissario e la regione dovessero mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per poter realizzare questo impianto. E ci muoviamo in questi termini. Abbiamo chiesto al commissario Verde di sospendere ogni attività di indagine sul nostro territorio. Lunedì pomeriggio avremo la prima riunione del tavolo dei sindaci che sono dei territori siti di impianto per poter accelerare questo processo di elaborazione di questa proposta per poi consegnarla al commissario, alla provincia e alla regione. Io ritengo che questo può essere una grande occasione. Noi non dobbiamo difendere il nostro territorio perché credo che la difesa, il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito che va diviso in via proprietaria dall'amministrazione, ma è compito anche dell'amministrazione rimuovere quelli che sono tutti i fattori critici che compromettono e pregiudicano insomma la garanzia di questo diritto. Il nostro territorio, come sapete, è una bomba ecologica per quello che è successo in passato. Questo può essere una grande occasione per poter intervenire in concreto facendo pressioni sul governo e sulla regione di liberare le risorse che sono state già assegnate al comune di Battipaglia, mi riferisco ai finanziamenti di bonifica delle discariche, che purtroppo ancora oggi non ne possiamo disporre perché la regione ha bloccato i finanziamenti unitamente al Ministero dell'Ambiente. Ebbene, questo può essere una grande opportunità, una grande occasione per sollecitare, per mettere in posizione chi ha il governo, il Ministero dell'Ambiente e la regione di mettere a disposizione del comune di Battipaglia queste risorse per bonificare le vecchie discariche. Questo è per quanto riguarda questo. Tengo anche a sottolineare un'altra azione che l'amministrazione vuole mettere in campo. C'è grande confusione normativa al di là del piano regionale dei rifiuti che è stato approvato dalla regione, per quanto riguarda anche la competenza legislativa tra governo centrale e regione. Ormai credo che la strategia normativa anche del legislatore sia diversa rispetto al passato, cioè ormai hanno capito insomma, che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti deve essere di competenza esclusiva del comune, quindi anche la gestione degli impianti deve essere del comune perché il comune deve controllare gli impianti per assicurare e garantire che i processi siano coerenti con le finalità e gli obiettivi che ci poniamo. E quindi è chiaro che questa gestione del ciclo integrato dei rifiuti non può essere una gestione unitaria del singolo comune, il modello gestionale non può essere quello associativo, quello di Angeli. E noi ci dobbiamo muovere, ci muoviamo presto, verso questo modello. C'è un'intesa di massima da parte dei sindaci dell'ambito che può essere rimodulato, ridefinito rispetto a quello che sono le esigenze insomma, di pianificazione, le esigenze di ogni singolo territorio. Noi vogliamo guidare questo processo, vogliamo essere protagonisti di questo processo e abbiamo fatto già un passo avanti. C'è questo riconoscimento già da parte dei sindaci dell'ambito. Lunedì iniziamo a lavorare su questi progetti, su queste finalità e su questi obiettivi. Vi chiedo soltanto di stare vicino all'amministrazione, questa è una battaglia che facciamo come cittadini di Battipaglia, che ha un forte senso, cittadini che sentono insomma, di appartenere a questo territorio, quindi recuperiamo in questa occasione anche una forte identità battipagliese. Credo che insieme a questa battaglia la possiamo vincere, costi quel che costi, però cerchiamo di essere responsabili, di non creare allarmismi sociali. Facciamo tutti i costei, tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, però cerchiamo di essere insomma, calmi, cerchiamo di essere civili, cerchiamo di essere responsabili, perché altrimenti possiamo pregiudicare poi il raggiungimento di determinati obiettivi, che sono obiettivi sì importanti per la salute della nostra città, dei cittadini, ma possono essere anche obiettivi che sono ambiziosi per il nostro territorio e per la nostra città.
quindi vi chiedo di collaborare, di stare vicino all'amministrazione, al comitato e a coloro che sono impegnati in questa battaglia. Vi ringrazio. Per la prima volta poi l'amministrazione, rispetto a tante altre volte, è già un passo avanti rispetto a queste tematiche. Noi abbiamo, siamo pronti per la gara, per il progetto, siamo pronti per il piano di gestione dei rifiuti nuovi per il nostro territorio, siamo pronti con questa nuova idea di gestione del ciclo integrale dei rifiuti, cioè questa idea tecnica che noi abbiamo, di cui parlava il sindaco, finalmente chiuderà il ciclo dei rifiuti nella nostra zona, cosa che da 20 anni la regione non riesce a fare. E la, questa idea tecnica ha sposato un poco l'ok e la, il parere positivo di tutti gli esponenti della, della provincia. Quindi lunedì con i sindaci che sono sede d'impianto, come diceva il sindaco, entreremo nel dettaglio della proposta, perché fino adesso è stata una proposta più generale, anche per verificare se la provincia sposava quello che noi volevamo intendere. Quindi, oltre alla funzione del che è il polo ecologico, chiamiamolo così, no? Quindi questo ciclo, si diceva che naturalmente è necessario suggerire un sito temporaneo. Anche su questo pensate di avere una proposta già lì? Noi dobbiamo trovare questa proposta. Abbiamo detto, insomma, c'è stato un forte messaggio da parte del sindaco e del collega di campagna, ha detto insomma dobbiamo un po' scovare nei territori dei comuni che fino ad oggi non hanno dato niente, insomma dei siti idonei. Lavoriamo anche sui modi da segnalare a Verdetti, quindi il discorso è un altro, al di là di quello che sono i rimedi, che sono le soluzioni al problema definitivo, insomma, la soluzione di quello, oggi ci serve un sito, insomma, e dobbiamo ricercare la soluzione. Dove? Sindaco, sì, giusto un dettaglio tecnico, ricollegandomi a quanto diceva l'assessore Cassini in merito a questo progetto di ciclo integrato dei rifiuti su tutta la zona, dal punto di vista territoriale, ricoprirà l'ambito Salerno 2 per l'intero, oppure ci sta qualcuno setterato indietro? Quindi parlando proprio in maniera spicciola, quali sono i comuni, da dove a dove verrà coperto questo progetto di... Guardate, questo è giusto, ci deve essere, allora, gli obiettivi sono due, c'è la sicurezza ambientale, perché è prioritario rispetto agli altri, e poi c'è l'analisi dei costi. Questo progetto deve essere, il modello di gestione del ciclo deve essere un modello, il progetto deve essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, è chiaro che va, anche tenendo conto di quello che è il bacino di utenza. Se c'è un modello che va definito dal punto di vista tecnico, insomma, quindi non possiamo dire quali sono i comuni oggi. Vediamo gli impianti di cui disponiamo, vediamo anche i dati che abbiamo per quanto riguarda i comuni d'abito in ordine al conferimento dei rifiuti, la percentuale della raccolta differenziata, insomma, vediamo, bisogna fare un'analisi seria, insomma. Questo pure alla luce, sindaco, mi interrompo solo per questo fatto qua, anche alla luce, quello che le chiedevo, anche alla luce di due cose. Uno dell'appello di Melchionda qualche giorno fa, il sindaco di Eboli, a rendere la piana del Sele quanto più possibile indipendente sotto questo profilo. Il secondo aspetto, per quel che riguarda i lavori di questo, il biocompattatore, mi sembra, di Eboli, il biocompostaggio a Eboli, che comunque dovrebbe essere già partito. E quindi se anche questo impianto potrebbe rientrare in questo progetto. Ma la riunione di lunedì è tra i sindaci che hanno impianti un po' del blocco per metterli in rete. Noi già abbiamo, c'è stata un'intesa con i sindaci con Eboli, quindi Capaccio, per Salerno. Adesso bisogna vedere soltanto Salerno cosa decide, insomma, tenendo conto se va in modo autonomo o va associato a. E cambierebbe molto con Salerno. Certo. Verificheremo insieme e cerchiamo di trovare una posizione ottimale. Solo io una domanda così che mi viene tecnico economico, diciamo così. Il problema secondo me alla fine rimane uno, cioè nel momento in cui noi riusciamo a fare un ciclo integrato, mettere in rete impianti che sono più o meno vicini, no? Quindi Eboli, Battipaglia, la riconversione dello Stiver, Girponi, San Cipriano che doveva fare il pianto biomeccanico. La discarica, possiamo metterla, che so io, a Siciliano, per dire un luogo qualsiasi, lontano da tutto questo impianto?
funziona poi, è economicamente conveniente, questo è il dubbio che mi viene. Ma il sindaco l'ha già, rispondo io, scusa, il sindaco l'ha già sottolineato questa cosa, che praticamente la cosa importante è mettere in rete tutti gli impianti tecnologici in relazione alla proposta che fa il comune di Battipaglia, ma comunque il sito di discarica, così come ha sollevato il problema il sindaco di Campania nell'ultima conferenza dei sindaci di questo subambito, va comunque individuato in uno dei comuni che non ha dato e che ha naturalmente la possibilità territoriale di ospitare questa benedetta discarica, che poi dovrebbe ospitare, secondo D'Acunzi, la provincia, secondo i tecnici, io scherzosamente dico i fiorellini, perché sono rifiuti biostabilizzati, quindi, e quindi perciò non ci dovrebbero essere problemi per Fiorellini. Per quei comuni che non hanno mai avuto, grazie a Dio, problemi ambientali. Non sappiamo, siete meravigliati del contatto, perché non siamo qui probabilmente abituati a coinvolgerli normalmente. Belle persone, molto cordiali, molto disponibili. Dato interessante. Questa fase di transizione in attesa della risoluzione del problema. C'è un aspetto economico. Vedete voi che siamo, c'è stata la regione Puglia che sta arricchendo di noi, perché tutto quello che produciamo noi paghiamo va fuori dal nostro territorio, quindi come PIL regionale, insomma, noi paghiamo e come. E poi l'aspetto dei costi, perché chiaramente aumentano i costi di gestione degli impianti e siamo costretti ad aumentare la TARSU, perché sappiamo benissimo, insomma, che per i costi di gestione dell'intero ciclo devono essere necessariamente sopportati dai cittadini, dal ruolo della TARSU, e non possiamo utilizzare l'integrità di ristoro dell'impianto, dello stile che abbiamo abbattivato, perché la Corte dei Conti ce l'ha vietato. E purtroppo con il progetto che metteremo in campo della differenziata spinta porta a porta e con questi nuovi aumenti che ci sono stati da parte della provincia, qui è l'assurdo, perché non è possibile che la gestione degli impianti è provinciale, poi le fasi della raccolta, spazzamento, trasporto del comune, c'è i costi di gestione, insomma, sono diversificati, per cui la tariffa è variabile, insomma, impazzisce secondo il tipo di gestione, soggetto che gestisce le varie fasi. Quindi ciò deve essere unitario, la gestione non può essere nazionale. Dove in questa fase, quindi, il cittadino continua a pagare, insomma, la scelleratezza di chi ha responsabilità di governo, soprattutto centrale, regionale e provinciale.